Io sono qui con Alexander. Don Alexander. Don sì. Alexander, perché sai, un sacerdote, sì. C'è il televisorino qui, vedete? Ecco qua, ma tu sei sempre stato sacerdote fin dalla nascita? No, non sono stato sempre sacerdote, no. Avevo anche altre passioni. Che cosa? La chimica. La chimica? La chimica, perché sai, da piccolo sono stato un bambino un po' malato e quindi riuscì a capire la sofferenza, il dolore a cui ti portava la malattia. Mi vedevo un chimico, un uomo capace di scoprire, di indagare e magari offrire qualche soluzione. Poi un'altra passione. Che cosa? Il ballo. Il ballo? Soprattutto il ballo latinoamericano e anche la musica andina. Mi piaceva tantissimo. Il colore, i vestiti, la musica. E invece che è successo? Hai voluto seguire il tuo sogno? Per seguire il mio sogno ho dovuto lasciare la mia Selica in Ecuador per andare a Ambato, luego a Quito e da Quito venire a Pisa per una borsa di studio. Per studiare chimica? Per studiare chimica. E mentre studiavo così, sai, l'italiano non era facile, non capivo nulla e mi dicevo, ma perché sono venuto? Volevo mollare ma non me lo potevo permettere. La preghiera è il mio unico rifugio e anche pensare alla mia famiglia. E questo mi dava la forza di andare avanti. All'improvviso cambiavano le cose, avevo nuovi amici e sai, la mia passione che era il ballo, ma era diventato il mio lavoro, mi pagavano. Ah, ti pagavano per il ballo? Ma quindi sei bravissimo. Ballo ancora, sai? Balli ancora? Ma certo. Musica? Ma come musica? Che succede? Sei strepitoso. Se volete di più dovete venire ad Arezzo, dove abito. Vabbè, e pagare, no, non ti pagano più. No, no, gratis, no, gratis. Bene, insomma, quindi cosa è successo poi? Questa passione per la chimica è diventata qualcos'altro? Sì, ho finito la chimica ed era tempo di concretizzare il mio sogno, sì. Quindi sono ritornato in Ecuador, ma la situazione politica e sociale non mi permetteva di fare concretezza del mio sogno. La strada la sapevo e sono ritornato a Pisa, ora però per studiare filosofia politica, volevo cambiare il mio paese. Ma quando sono tornato c'è successo qualcosa di diverso, mentre studiavo filosofia ho incontrato i pensatori cristiani, ma soprattutto delle persone buonissime che mi hanno avvicinato a Dio. E quindi? Un incontro particolare. Pian piano mi sono lasciato sedurre dalla teologia perché ho iniziato a capire che cosa era la virtù, come mai si doveva cercare il bene. Altro che chimica, stavo scoprendo Dio, la concretezza della mia vita era Dio e grazie all'aiuto delle persone che mi hanno voluto bene ho lasciato la filosofia e sono andato a studiare teologia. La chimica di Dio. La chimica di Dio. Bellissimo. Sono ancora dentro per cercare di capire. Che meraviglia. E poi dopo questo percorso di teologia è successo, guarda, qualcos'altro? Sì, ho fatto un cammino di discernimento ad Arezzo, dove ho trovato gente che sembrava mi aspettava da sempre. E così, l'anno scorso, fra poco faccio un anno, sono diventato prete. Ecco qua. Don Alexander. Sei contento? Sono felice. Il Signore mi ha fatto fare un cammino lunghissimo, ma lo rifarei ancora, perché sono felice di essere un suo prete. Quindi, il sogno che hai... Dio non toglie i sogni. Dio non ti toglie nulla. Quello che hai te lo porta al 1000%. Credetemi, al 1000%. Grazie, Don Alexander.